Buongiorno ragazzi, oggi sono con Luca e Walter della GR Team. Stiamo salendo lungo il sentiero numero 15 che dallo chalet del Sirente, in località Rocca di Mezzo, porta fino sulla cima del Monte Sirente. Raggiungeremo la cima e stanotte pernotteremo lì. Uscita abbastanza impegnativa, sono circa 1200 metri di dislivello. Adesso siamo nel tratto iniziale che passa questa bellissima faggeta in mezzo al bosco, è già abbastanza ripido, ma noi ce la prendiamo con calma. Siamo appena usciti dal bosco, questa è la situazione che si presenta ai nostri occhi. Adesso dobbiamo salire da qui e infilarci per la Valle Lupara. Stiamo salendo ancora al ritmo lento ma costante, dobbiamo andare in quella direzione là. Quasi, adesso il sentiero sale da qui, andiamo su in cresta da questa parte e qui da qualche parte dovrebbe esserci la croce di vetta. Stiamo per arrivare in cresta, quest'ultimo tratto del sentiero è micidiale, ripidissimo. Eccoci arrivati in cresta, adesso proseguiamo in questa direzione qua dove sta Luca, verso la croce di vetta. Siamo ragazzi, siamo in vetta, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Eccoci
panorama veramente a 360 gradi. Non so se riesco a farvi vedere tutto perché c'è un po' di foschia qui. C'è il Monte Velino e da questa parte di qua si intravede addirittura il Corno Grande qui da qualche parte. Non lo vedo bene neanche io perché è avvolto dalla foschia. Lì ci sono Luca e Walter che si riposano, la croce di Vetta. Abbiamo montato la tenda, io e Luca stanotte dormiamo qui dentro. Adesso mi allargo un pochettino così date un'occhiata al panorama. La giornata sta volgendo al termine. Walter sta preparando il suo setup per la notte e tra un pochettino facciamo cena. Abbiamo portato tutte cose fredde da mangiare. Io ho i ceci col salmone e col pane di segale. Luca c'ha sempre il pane integrale con la bresaola. E tu che c'hai? Simmental di insalata di pollo piccante e insalata con mais e tonno. Ammazza, oh! Ragazzi, la GoPro in basse luci non ce la fa, quindi per oggi terminiamo così. Vi saluto e noi adesso ci guardiamo un po' di stelle e poi ce ne andiamo a dormire perché siamo veramente stanchissimi, quindi ci vediamo domani mattina. Buongiorno ragazzi, ci siamo svegliati, sono le ore 6:30, c'è Luca che già sta facendo colazione. Non ci possiamo godere l'alba perché praticamente sta dall'altro versante, ossia di là rispetto a dove stiamo noi. Noi siamo in una sorta di abballamento, ci siamo messi qua per essere un po' riparati dal vento, però ci godiamo un po' di panorama da questa parte di qua, il sole che illumina quelle montagne giù in fondo. Parliamo comunque del Monte Velino. E niente, non è, stiamo facendo un pezzettino di strada per vedere se riusciamo a raggiungere un punto dove si vede un pochettino di alba. Vediamo. No, sicuramente non lo vedete, sta qui. Tu lo vedi il camoscio? Hai visto? È lì che spunta, qua che spunta fuori la cresta e ci guarda. Sono le 6, ci stanno già persone in vetta. Si sa che ora sono partiti questi, alle 4 di stanotte. Nel frattempo si è svegliato pure Walter, adesso fa colazione. Abbiamo già impacchettato tutto e ci avviamo sulla via del ritorno. Tienimelo. Vi lascio quest'ultimo panorama alle mie spalle, spero che si veda. C'è il Corno Grande, molto più visibile di ieri. Stamattina c'è un po' meno foschia, è veramente un panorama favoloso. Adesso ci aspetta una discesa lungo la Valle Lupara a dir poco allucinante. Le nostre ginocchia stanno già gridando aiuto. Ragazzi, spero come sempre che il video vi sia piaciuto e in tal caso vi invito a lasciare
un bel like e ad iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure. Dal Monte Sirente è tutto, un saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao, ciao ragazzi! Da questa parte di qua c'è la direttissima.